Morire a 18 anni è straziante, morire a 18 anni e non sapere il perché è devastante. Mi è capitato, di essere assassinato la notte del 14 agosto del 1992, due giorni dopo il mio 18° compleanno. Un messaggio di ricordo e legalità a Brindisi, portato nella casa circondariale dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto per celebrare la memoria e l'impegno contro le mafie, a partire dal racconto del giovane brindisino Mauro Maniglio, vittima innocente di mafia, raccontata proprio dagli ospiti del carcere brindisino, che hanno offerto una loro esibizione alle autorità presenti. E riteniamo che sia assolutamente determinante ricordarli anche in questi posti, presso i giovani, per consentire loro di ritrovare quei valori per cui il giudice Caponnetto si è battuto per tutta una vita: la legalità, la solidarietà, la pace. Bisogna diffondere il convincimento che la mafia è un disvalore e un danno per tutti, compresi coloro che si sono avvicinati alle dinamiche mafiose, perché un'altra vita è possibile anche per loro, e noi siamo qui a testimoniare la possibilità appunto del riscatto. Per noi è un momento importante, abbiamo tutte le istituzioni più importanti ed è un momento in cui valorizzare il sacrificio di tante persone in nome insomma di ideali, di verità, di libertà, di giustizia. Ci teniamo molto e insomma tutti i nostri, anche i nostri insomma ospiti si sono impegnati in questo.